veniamo da un fine settimana con tutto il nord-ovest completamente colpito da alluvioni e questo governo invece di fare un decreto-legge che è doveroso fare quando ci sono le emergenze, parla di Jobs Act, legge elettorale, riforma costituzionale. Il Movimento 5 Stelle presenta il pacchetto emergenza, compendio del lavoro svolto sul tema del dissesto idrogeologico. Il piano prevede tra l'altro l'uscita dal patto di stabilità delle opere di recupero delle zone disastrate e la definitiva messa in sicurezza di tutte le aree a rischio, con misure a breve, medio e lungo periodo. Il nostro pacchetto emergenze, come già detto, lo mettiamo a disposizione del governo, diamo la massima disponibilità, la massima apertura affinché si possa approvare in pochissimi giorni. Passa al Senato il disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Il testo ottiene il via libera a Palazzo Madama grazie anche al voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo dimenticare che l'articolo 1 originario di questa legge prevedeva un'infamia, il tentativo di aggredire direttamente i singoli giudici. E grazie a noi non è passato. Noi abbiamo fatto il nostro ruolo di opposizione. Stavolta il muro non l'abbiamo trovato, quindi noi voteremo a favore di questa legge. Intanto, sempre a Palazzo Madama, ma in Commissione Giustizia, via libera al disegno di legge sul divorzio breve, che contiene anche la norma sul cosiddetto divorzio immediato, una misura che consentirebbe a coppie che non presentano particolari criticità di ottenere da subito il divorzio senza passare per la fase della separazione. Abbiamo presentato un'interrogazione per far luce su un volo del 31° stormo utilizzato dal ministro della Difesa Pinotti che, strano caso, è partito da Ciampino per arrivare a Sestri, vicino, casa sua. E inizialmente la Pinotti, ci aveva spiegato che quel volo di addestramento sarebbe partito anche senza di lei, quando in realtà da dei tabulati dell'ENAV si capisce che quel volo è stato spostato proprio per far fronte a delle sue esigenze, visto che era in ritardo da un altro volo. Noi riteniamo che tutto ciò sia veramente indecoroso per un ministro della Repubblica italiana. Crediamo che le dimissioni siano la cosa più giusta e saggia da parte del ministro, considerando che un nome papabile per la successione a Napolitano, anche se dobbiamo ricordare che l'attuale presidente della Repubblica, anche lui, ha avuto dei problemi con dei voli. In effetti, un reportage del 2004 sulle spese pazze del Parlamento europeo, a cura dell'inviato Boris Weber della TV tedesca RTL, accusava l'allora eurodeputato Napolitano di profittare del rimborso per le spese di viaggio calcolate in base alle tariffe delle compagnie di bandiera, utilizzando invece voli low cost. Inclusive Steuer weniger als 90 Euro. Unterm Strich hat der Abgeordnete mit nur einem einzigen Hinflug einen Gewinn von über 700 Euro gemacht. Terzo giorno di legge di stabilità e in realtà vediamo che il governo, al posto di cercare di risolvere i problemi dei cittadini italiani, continua a posticiparli. L'ha fatto sull'innalzamento delle pensioni minime, che oggi sono sotto la soglia di povertà e noi avevamo presentato un emendamento per innalzarlo. L'ha fatto sulle graduatorie di tutti i giovani che avevano fatto un bando, un concorso per entrare nelle forze dell'ordine e continua a farlo con un sacco di problemi di tantissimi cittadini italiani. In Commissione Affari Sociali abbiamo lavorato con tutti i gruppi, compresa quindi la maggioranza e anche il PD, a una proposta di legge per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico. La proposta è già pronta ed approvata in commissione, dalla Commissione Affari Sociali. Per intervenire rapidamente su questo problema, l'abbiamo inserita come emendamento alla legge di stabilità, aspettandoci ovviamente che la proposta venisse appoggiata da tutti i gruppi che l'avevano già appoggiata in commissione. Invece il governo ed il relatore hanno dato parere contrario e tutti i gruppi, compreso il PD, hanno votato contro, dimostrando che le pressioni delle lobby del gioco d'azzardo sono più forti della volontà di aiutare i cittadini che avevano bisogno da subito dell'aiuto per questo problema. Se vi ricordate le secchiate d'acqua che Renzi si è buttato addosso per la SLA? Bene, abbiamo parlato di quella malattia, così come di tante altre malattie gravi e gravissime. E il fondo per le non autosufficienze serve proprio ad accompagnare e a tutelare queste persone malate. Noi abbiamo chiesto che questo fondo venisse aumentato più di 600
milioni. Loro hanno bocciato la nostra proposta. Ancora, abbiamo chiesto l'attuazione del piano di disabilità, ma la cosa comica è che il piano di disabilità l'ha fatto il PD, l'ha fatto questo governo insieme al governo addirittura dei ministri di Letta. Noi l'abbiamo chiesto di finanziarlo e loro ci hanno detto di no. C'era una proposta del PD che chiedeva di aumentare gli indennizi per gli emodanneggiati. L'abbiamo appoggiati, ma visto che il governo non era d'accordo, ci siamo ritrovati in una situazione paradossale. Noi abbiamo appoggiato un emendamento del PD votandolo e il PD stesso se l'è votato contro. Questo è quello che pensa il PD della disabilità e soprattutto è quello che pensa della vostra salute e come tiene conto della vostra salute. Oggi si parla di Eternit, vedrete alle televisioni che tutti i politici diranno che è una sentenza ingiusta. In questo momento abbiamo il dovere di dire che dissentiamo fortemente da questa decisione della Corte di Cassazione. La nostra proposta di legge è passata alla Camera dei Deputati e ancora tutt'oggi dorme al Senato. Sarebbero raddoppiati i tempi di prescrizione. Nel momento in cui voi vi dissociate da cosa? Da voi stessi? La Cassazione ha correttamente applicato la legge, ma la colpa di questa legge però è vostra. Ci sono disegni di legge del Movimento 5 Stelle che vanno a toccare la prescrizione, disegni di legge che voi vi guardate bene dal mettere a calendario. Se è vero quello che voi avete detto prima, questo disegno di legge finisce in commissione oggi pomeriggio. Se non lo fate, dovete solo andarvi a nascondere. Ricordate l'emendamento che l'anno scorso era stato approvato per la compensazione delle cartelle di Equitalia per chi vanta di crediti di qualsiasi natura dallo Stato? Ecco, l'anno scorso era stato fatto per il 2014 e attendavamo il decreto attuativo. Il decreto attuativo è arrivato e in realtà abbiamo chiesto in questa legge di stabilità di renderlo strutturale, quindi per sempre. Il governo non ce l'ha accettato, ma ci ha detto che può essere fatto per l'anno prossimo. Quindi chi vanta dei crediti verso la pubblica amministrazione per l'anno 2015 può compensare con le cartelle di Equitalia. Chiederemo che chi entra nella mafia non deve uscire più alla galera, chiederemo l'ergastolo. La seconda cosa che noi chiederemo sarà l'estensione del 41 bis a tutti i pericolosi delinquenti.